Sette appuntamenti con il grande cinema, ritrovarsi sul grande schermo in un viaggio attraverso i grandi maestri del cinema. L'Associazione Nazionale Magistrati, in collaborazione con i Premi Internazionali Flaiano e il Comune di Francavilla e aprilenuovo.com, hanno organizzato dal 28 aprile al 17 giugno un cineforum all'Auditorium Sirena di Francavilla al Mare. I magistrati si aprono alla città e agli studenti universitari. Alla conferenza stampa stamani in tribunale hanno preso parte il procuratore capo Giuseppe Bellelli, il procuratore aggiunto Annarita Mantini, il presidente del Tribunale di Pescara Angelo Bozza e Carla Tiboni della Fondazione Tiboni. Un'idea nata ormai da alcuni anni che portiamo avanti, poi purtroppo il Covid ci ha bloccato, ma l'abbiamo ripresa, ne siamo felici perché è un modo per rivivere il cinema a ridosso del Flaiano, il che lo rende ancora più interessante, con bei film. Speriamo proprio che sia frequentato e possa piacere a tutti, perché l'accesso è libero a tutti. L'Associazione Nazionale Magistrati ci crede in queste cose, io qui parlo come presidente del Tribunale, ovviamente, che da cui è partita l'idea insieme con la Procura, con la dottoressa Mantini quando era FF, e quindi adesso la portiamo avanti anche col dottor Bellelli, quindi speriamo proprio bene. Ma innanzitutto per ricominciare a raccontare il cinema attraverso il grande schermo, e poi per non abbandonare e per riproporre i grandi maestri che hanno fatto la storia del cinema. Questo lo dobbiamo anche all'intuito di una giovanissima associazione, l'Aprile Nuovo, quello che vedete, il logo lo vedete alle mie spalle, che ha voluto proprio riproporre, rispetto, diciamo così, a una valanga di film che in streaming ci vengono proposti, che sono tutti aggiornatissimi e nuovi, i film dei grandi maestri che, non dimentichiamolo, hanno segnato la storia del cinema attraverso dei film che ancora oggi sono attualissimi e sono godibilissimi. Il sindaco di Francavilla al Mare, Luisa Russo. Sì, siamo veramente orgogliosi di questa novità, del fatto che l'Associazione Nazionale Magistrati e il Premio Flaiano abbia scelto Francavilla come sede per questa rassegna, che è molto prestigiosa, che ormai aveva avuto, insomma, il suo nome, quindi rassegna dedicata ai maestri del cinema, quindi siamo davvero orgogliosi. La domanda sorge spontanea: il Cineforum si svolgerà a Francavilla al Mare, le vicissitudini sono note circa il Premio Flaiano, 49esima edizione a Pescara, la 50esima? Un anno alla volta, la 49esima edizione dei Premi Flaiano si terrà a Pescara. Prossimo anno? Vediamo.